Penso che sia possibile per dei robot avere coscienza, ma per arrivare a questa conclusione bisogna però esaminare due possibilità. Se la realtà è un insieme di percezioni nella nostra mente, sul piano sensibile, allora è chiaro che questa possibilità c'è perché sarebbe all'interno di una matrice spirituale. Mi spiego meglio. Se la realtà che noi percepiamo coi sensi fosse solo un insieme di sensazioni nella nostra mente, proiettate da una fonte spirituale, in questa fonte ci potrebbero essere anche, tra le varie possibilità, quelle che riguardano la coscienza dei robot. Ma in questo caso la coscienza dei robot non sarebbe il prodotto reale di azioni, meccaniche su alcune determinate componenti, assemblate le quali poi si otterrebbe la coscienza, ma sarebbe sempre una rappresentazione, una simulazione. E quindi, se la realtà fosse così, la coscienza per il robot sarebbe possibile solo se fosse già presente come potenziale questa situazione nell'ambito dello spirito assoluto. Apro e chiudo una parentesi, in questo caso la realtà sarebbe comunque coerente perché se noi pensiamo che la realtà esterna alle nostre percezioni, anziché essere estesa e materiale, sia inestesa e spirituale, siamo comunque coerenti con la nostra esperienza, purché ipotizziamo che questa matrice spirituale, attraverso processi universali, proietti la stessa rappresentazione del mondo in ciascuna mente, simulando lo stesso ordine fenomenico attraverso la stessa regolarità, lo stesso ordine di percezioni. E anche il corpo sensibile percepito di se stessi e degli altri sarebbe un insieme di sensazioni, mentre ciò che sarebbe assolutamente reale sarebbe la coscienza, la mente che sperimenta queste sensazioni. E in un certo modo anche le sensazioni sarebbero vere, cioè sarebbero davvero estese e sensibili, ma solo all'interno dei campi mentali. Quindi in questa interpretazione lo spazio, il tempo e l'estensione sarebbero solo caratteristiche sensibili e rappresentative, soggettive, prodotte però da una fonte suprema e oggettiva. L'altra possibilità, invece, affinché dei robot possano avere coscienza, consiste nell'ipotizzare che esista di per sé la coscienza. Perché se altrimenti pensiamo che delle componenti materiali in se stesse priva di coscienza possano meccanicamente, attraverso delle interazioni puramente meccaniche, produrre una proprietà trascendente rispetto alle interazioni meccaniche, siamo fuori strada. Perché questo in realtà risulta impossibile anche per il cervello umano. Perché? Se noi pensiamo che la materia, se noi pensiamo che il mondo, l'universo, sia una realtà oggettivamente materiale, estesa e sostanziale, quindi al di là della prima ipotesi che ho presentato, all'interno di questa materia ci sono solo moti e interazioni energetiche. Questa materia, sul piano della rappresentazione fisica, è fatta da atomi, da particelle. Stando alla gerarchia che si presenta nelle varie scienze, per cui le leggi della fisica sono riducibili a quelle della biologia e della chimica, scusate, il contrario, le leggi della biologia e della chimica sono riducibili a quelle della fisica e dell'elettrodinamica quantistica, allora, tutto sul piano della rappresentazione fisica si può ridurre a raggruppamenti di particelle. Il livello macroscopico quindi non esiste in sé, ma è solo relativo al nostro livello di grandezza e di osservazione. Non esiste quindi una reale distinzione, separazione tra il livello cosiddetto macroscopico e il livello subatomico, ma c'è un continuum, un'unità. E allora sarebbe più logico pensare che in realtà esistano solo particelle, perché tutti i cosiddetti corpi, le sostanze, sono sul piano fisico particelle raggruppate e organizzate nello spazio in un certo modo, in una certa disposizione. Gli atomi sono fatti da particelle, protoni, neutroni ed elettroni.
E poi ci sono altre particelle più piccole, come ad esempio i quark. Poi le cellule sono fatte da atomi, i tessuti sono fatti da cellule, la carne, le ossa, tutto è fatto da atomi. Le pietre, le rocce, i sassi, la legna, gli alberi, i vegetali, gli animali, tutto l'universo è fatto da particelle, o con massa o senza massa, come per esempio la luce, i fotoni. Ma quindi non c'è altro. Ora, non esiste quindi di per sé il bicchiere, il sole, la casa. Sul piano fisico, oggettivo della rappresentazione scientifica del mondo, ci sono particelle che sono raggruppate in una certa disposizione che noi chiamiamo casa, albero e nuvola. Ma sul piano oggettivo della rappresentazione fisica, sono particelle. Cosa voglio dire con questo? Che siccome la scienza sostiene che le particelle al loro interno non abbiano coscienza, allora da questa premessa infondata non può seguire però che a seguito di combinazioni particolari delle particelle possa emergere la coscienza, perché in questo caso ci sarebbe un salto logico ingiustificato, mancherebbe la proporzionalità tra la causa e l'effetto, perché appunto la causa sarebbe meramente meccanica, ma l'effetto trascenderebbe indefinitivamente, incommensurabilmente il livello puramente meccanico dei moti. Perché ho fatto quella spiegazione sulla gerarchia delle scienze e quindi della materia? Perché, data la gerarchia delle varie scienze, si evince la gerarchia, la struttura gerarchica della materia, dove al suo interno tutte le dinamiche dipendono dai processi subatomici. E siccome a livello subatomico non c'è coscienza, secondo il pensiero convenzionale, il paradigma comune, allora non è lecito pensare che queste particelle possano poi produrre magicamente la coscienza e la vita psichica. E infatti, l'esempio della la teoria dell'emergenza, la teoria della complessità, sono inadeguate in questo caso. Prima di tutto perché in natura non ci sono esempi reali di proprietà emergenti, nuove rispetto a quelle semplici. Proprio perché in natura, in realtà, non esistono tante sostanze che hanno proprietà realmente chimiche, biologiche o fisiche diverse dalle componenti di base che le costituiscono. E quindi, non esistendo davvero il ghiaccio, l'acqua, il fuoco, la terra, le pietre o tutto quello che possiamo nominare, ma esistendo realmente solo le particelle che costituiscono questi raggruppamenti, questi corpi, questi elementi, e dato che l'unica proprietà che si manifesta nella materia è il moto, è l'interazione energetica tra queste particelle che determinano gli spostamenti degli atomi e quindi delle cellule e quindi le loro interazioni chimiche e anche quindi i processi biologici di un organismo. In realtà, tutte le pseudo proprietà nuove emergenti sono in realtà il moto che si dispone in configurazioni diverse, quindi è sempre il moto. È sempre l'interazione energetica tra particelle, l'unica vera proprietà che si manifesta in diverse configurazioni, che arbitrariamente vengono definite nuove. Invece, nel caso della coscienza, questa sarebbe davvero una proprietà, una funzione, una facoltà nuova, emergente davvero, e totalmente diversa e trascendente rispetto alle sue pseudo, diciamo, proprietà che l'avrebbero costituita a livello puramente meccanico e deterministico, tra l'altro. Quindi, siccome in natura non c'è nessun esempio reale, propriamente parlando, di proprietà emergente nuova, e siccome la coscienza mancherebbe di una connessione causale con la materia, perché, come ho detto prima, non ci sarebbe una proporzionalità tra la causa e l'effetto, supponendo che la coscienza si produca da moti meccanici della materia, o
si introduce una componente metafisica come causa della coscienza e quindi si va contro il materialismo, o si va in comunque contro il materialismo e si suppone che la coscienza esista di per sé nella materia, nelle componenti di base dell'universo, nel tessuto della realtà, e che assuma dei livelli superiori a seguito di un'organizzazione particolare della materia, come nel caso del cervello. È l'unica alternativa dove non è necessario né pensare a un Dio spirituale trascendente rispetto all'universo, perché in questo caso Dio sarebbe immanente, sarebbe l'intelligenza e il logos che permea tutto e che tutti noi saremmo in quanto vita universale, e perché in questo caso non ci sarebbe un salto tra le proprietà di base e quelle emergenti, perché le proprietà di base sarebbero già contenute in quelle, cioè la proprietà emergente, la coscienza, sarebbe già a livello elementare contenuta nelle componenti di base della materia. E quindi non ci sarebbe una creazione dal nulla, non ci sarebbe un salto, non ci sarebbe una mancanza di proporzionalità tra la causa e l'effetto. Anche quindi la teoria della complessità è inadeguata. Io mi sto rifacendo gli argomenti di Marco Biagini, che cito per correttezza, ma non è perché le abbia dette lui queste cose, preciso che lui è uno studioso di queste materie, non è perché le abbia dette lui che io le riporto, ma perché io, avendo capito il suo ragionamento e condividendolo, lo propongo. È molto diverso. E chiunque abbia studiato, almeno a un certo livello, queste materie scientifiche, si rende conto di questa, del valore, della validità di quelle sue riflessioni. Bene, allora, cosa supporta questa possibilità? I paradossi quantistici. Già ho parlato in vari video di cosa comportano e del perché siano più vicini alla prima ipotesi di cui ho parlato in questo video che della seconda, che è quella di cui ho parlato adesso. Ma al di là di quale ipotesi favoriscano, fatto sta che in ogni caso mettono la coscienza al primo posto, perché diciamo che attraverso di questi si può sostenere che il collasso della funzione d'onda è causato dalla coscienza, dall'osservazione. Non solo come dimostra l'esperimento delle due fenditure, dove non è l'invasività dell'osservazione a produrre la figura di interferenza e il collasso della funzione d'onda, ma è proprio l'osservazione dello scienziato. Ma questo viene dimostrato in maniera lampante con l'esperimento di Mandel, dove addirittura l'aspettativa degli scienziati che determina l'esito del risultato, e infine gli esperimenti a scelta ritardata di Wheeler, dove addirittura le osservazioni degli scienziati andrebbero a modificare retroattivamente determinate dinamiche che riguardano, per esempio, i fotoni. E quindi per questo sarebbe più logico pensare che valga la prima ipotesi rispetto alla seconda. Comunque, in ogni caso, come dicevo prima, la coscienza diventa il parametro fondamentale della realtà, perché senza la coscienza non ci sarebbe la determinazione dell'universo, e senza determinazione non ci potrebbe essere la realtà per come la osserviamo, perché la realtà osservata, sensibile, è sempre determinata, configurata in una disposizione. Data la struttura gerarchica della materia, l'input iniziale lo darebbe la coscienza, perché il collasso della funzione d'onda determinerebbe la configurazione delle particelle subatomiche. E siccome tutti gli oggetti macroscopici sono raggruppamenti di particelle, la loro disposizione, la loro presenza, la loro configurazione dipenderebbe dalla configurazione delle particelle. Quindi, anche se le particelle subatomiche risiedono a un livello di grandezza troppo piccolo per interagire direttamente con il livello macroscopico, il rapporto di causalità che c'è fa sì che siano determinanti per de determinare la realtà, perché appunto sono loro che determinano le disposizioni del mondo, essendo il mondo, sul piano della rappresentazione fisica, un ammasso di particelle. Questo è il problema. Gli oggetti, le bottiglie, i tavoli, le persone non sono contenitori di atomi o di particelle, sono particelle sul piano fisico. E quindi
C'è una catena di rapporti causali che partono dalla coscienza che causa il collasso della funzione d'onda e che determina poi la realtà. Ora, quindi, tornando alla possibilità dei robot, in questa seconda ipotesi, i robot potrebbero prendere coscienza non perché la creano dal nulla, ma perché il cervello, diciamo, l'hardware che sarebbe paragonabile al cervello nostro di robot, sarebbe disposto in una configurazione tale, a un livello energetico tale, da captare la coscienza, da richiamarla a sé, da farla fluire in maniera, precisa all'interno di certi circuiti, di certe, componenti, in modo da connettersi a quella forma materiale, da farla fluire in maniera idonea a poterla chiamare coscienza nel livello, nel modo ordinario che noi, per come noi la intendiamo. Ma non sarebbe una creazione dal nulla, cioè non è che quel robot o l'essere umano creerebbero la coscienza dal niente. No, semplicemente si connetterebbero alla coscienza che già permea tutto e che è già presente a livello latente nelle componenti di base. Quindi in realtà la coscienza non farebbe altro che uscire fuori da questi atomi e fluire in maniera ben determinata. E quindi questa è la possibilità nel caso valga la seconda ipotesi. Che dire? Comunque la prima ipotesi di cui ho parlato non nega niente della realtà, neanche le particelle sono negate. Ma è negata l'idea che siano corpi estesi, collocati in uno spazio e in un tempo assoluto, perché secondo la prima ipotesi, tutta la realtà, quindi anche le particelle, esistono, ma non in forma sensibile. Cioè, nella loro forma reale e effettiva, sono principi, idee, equazioni matematiche, come direbbe la filosofia digitale, nella mente di Dio. Dio poi saremmo noi, perché, come ho già detto, la molteplicità e il divenire sarebbero solo apparenze del sensibile, oltre il quale ci sarebbe un'unità profonda e reale, dove tutto sarebbe uno, e siccome noi saremmo reali, perché cogito ergo sum è indubitabile, anche se non sappiamo cosa siamo inizialmente, sappiamo di essere, e che siamo reali quando siamo coscienti. E quindi la parte reale di noi che è cosciente, essendo appartenente non al mondo sensibile, ma contenitrice del mondo sensibile, possiamo ben ipotizzare che in questa prima ipotesi appartenga al livello reale supremo di realtà, dove non c'è separazione tra le coscienze, dove l'essenza di ogni individuo, di ogni essere vivente, è la stessa. E quindi saremmo tutti l'essere supremo da questa prospettiva. Ora, in questa ipotesi, il mondo sensibile sarebbe l'unica realtà estesa, ma sarebbe una percezione soggettiva. Soggettiva non perché sarebbe creata autonomamente dal nulla, da ogni mente, ma perché si costituirebbe in forma sensibile attraverso le caratteristiche della mente, le caratteristiche sensibili della percezione di una mente, che è qui intesa come campo mentale ed esperienziale, non solo come razionalità. E lo spazio, il tempo, l'estensione sarebbero proprietà esistenti solo nella mente. Vere. Quando si manifestano, ma solo lì, nel nostro campo mentale. Al di fuori di ogni campo mentale, la realtà sarebbe aspaziale e atemporale, e quindi senza forma e senza estensione, senza moti, ma ci sarebbe un'unità profonda, permanente e stabile, dove tutto sarebbe già contenuto, passato, presente e futuro. Ogni mente sperimenterebbe contemporaneamente rispetto alle altre le varie possibilità della vita. Anche le menti che vivono il passato rispetto a noi starebbero vivendo ora il presente nostro e insieme a noi starebbero vivendo il loro futuro rispetto al nostro presente, altre innumerevoli menti di altre forme di vita anche. Magari ci potrebbero essere anche altri livelli di realtà. Tutto però ridotto sul piano supremo a una serie di idee e di principi in questa matrice spirituale. Spero di avervi incuriosito con questa argomentazione. Io ripeto sempre, almeno sinteticamente, le teorie generali di cui parlo, proprio perché magari ci potrebbero essere nuove persone che ascoltano per la prima volta le mie riflessioni
potrebbero non capire granché se non spiegassi bene anche ciò che precede queste riflessioni, perché se io per esempio ora avessi parlato di punto in bianco della possibilità della coscienza per i robot senza fare queste precisazioni, chi andrebbe poi ad ascoltare questo video senza quelle precisazioni non capirebbe il valore, la possibilità, la plausibilità di certe conclusioni.